Eccoci qui, ritornati per Golden Tour, il volo alto 2.0 Caserta, Bartoccini, Gioielleria e Perugia. Siamo al secondo set, sta per iniziare il primo set, a sorriso a Perugia, nonostante la volo alto sia stato sempre in partita, persino in vantaggio per il 24-23 nel finale, e poi ha visto Perugia mettere il piede sull'acceleratore, figlia di alcuni errori della squadra rosanero, e quindi c'è da rimboccarsi sicuramente le maniche. Gara già prima molto delicata, ora ancora di più, ancora più complicata, ma c'è ancora tutto il tempo per rimetterla sui binari giusti. Abbiamo visto la mossa, il primo set di coach Bracci, che ha gettato nella mischia Marianna Maggi Pinto, confermata anche in questo secondo set, è subito il punto, subito l'esti, Giulia Pietrelli che becca la difesa non impeccabile di Giulia Melli, che spedisce la sfera direttamente in tribuna. Ancora il servizio della schiacciatrice di Perugia, una buona occasione per la volo alto, ancora la difesa della squadra ospite, con ancora Giulia Pietrelli che spedisce però il suo attacco out. Contro break con il servizio per Caserta. Vittoria di Epice al servizio, con le indicazioni, le solite, di coach Bracci. La difende con qualche difficoltà il libero Eleonora Bruno. Ancora difesa Repice Dalia, con l'attacco di Melli che si infrange sul muro di Perugia. Ancora l'attacco delle ospiti con la numero 11, fa passare la sfera proprio tra le braccia del muro di Caserta per il 2-1 per le ospiti. Sì, siamo partiti subito con l'ace subito da Caserta, però adesso bisogna capire con quale testa è entrata in campo l'alto 2.0 Caserta, anche perché c'è bisogno di far capire subito anche a Perugia. È vero, stiamo parlando con la capolista, è vero che è la squadra tra le squadre più forti del campionato, ma sulla carta non abbiamo nulla da invidiare a questa squadra, quindi lo possiamo notare anche dal questo muro. Abbiamo forse le centrali più forti del campionato, però poi i muri sono sempre troppo pochi per poter fare la differenza. Ci sono quattro palloni, cioè devono essere tre. C'erano quattro palloni sul Taraflex del Palavignola, ne bastano quattro, ne bastano tre per poter giocare. E questo è un attacco out da parte di Perugia, del tocco della numero 7 Giulia Kotlar. E quindi Caserta che torna avanti, siamo 3-2. Maggi Pinto difende bene e la chiude così Frigo, prima più 2 del set di della Golden Tulip, volato 2.0 Caserta, grazie alla nostra centrale Laura Frigo. Ancora Dalia al servizio, buona la decisione da parte di Perugia. De Miceli salta dietro per la numero 11 Irina Smirnova, l'opposto, anche per lei un passato anche a Pesaro, ma un passato nella massima categoria nazionale, ed è un lusso per la Serie A2.
De Michelis, la numero 9 al servizio, la palleggiatrice umbra va su Maggi Pinto, palla dietro per Melli, ma c'è la buonissima difesa del libero umbro, così come c'è un'ottima difesa del libero casertano. Non difende invece De Michelis e siamo 5 Caserta, 3 Perugia. Melli al servizio, battuta in salto per lei, De Michelis ancora dietro per la numero 12 che è Giulia Pascussi. E questo è un bel muro da parte di Kotlar che riporta sotto la formazione della Bartoccini Gioielleria, che adesso ha un solo punto da recuperare. Al servizio c'è la numero 12 Pascucci. Riceve Dalia, palla in 4 per Cella. Perugia difende bene e poi piazza male il muro. Da 5-3 Alessia a 5 pari, e a queste squadre sappiamo non possiamo regalare nulla. Infatti adesso abbiamo regalato troppo in questa fase, ancora una volta un vero peccato, perché la Volalto era andata in svantaggio, i primissimi punti di questo secondo set, era riuscita poi a capovolgere la situazione con un ottimo 2-4 e si ritrova poi 5 pari, ed è questa la Volalto che vogliamo vedere assolutamente. Con questo punto si riporta in vantaggio 6-5 sul tabellone alle nostre spalle, con Laura Frigo al servizio. Vediamo verso chi sarà indirizzato, sempre per la numero 3, il libero di Perugia, che qualche difficoltà in difesa, molto brava ancora la Matuškova e Capitancella non sbaglia il suo attacco nell'angolo del Taraflex e regala il primo a lungo alla Volalto. 7-5, si asciuga un po' il campo dopo il tuffo necessario ed efficace della numero 18 della Golden. Ancora Laura Frigo al servizio, vediamo se sarà ancora per Eleonora Bruno, no, per la numero 11, che ancora lei che in pallonetto sorprende così Laura Frigo, che non riesce a tenere ancora la palla in gioco. 6-7 e ancora la numero 7 di Perugia al servizio. Al servizio della centrale Giulia Kotlar, e anche in questo secondo set, in queste prime battute del secondo set, tantissimo equilibrio con Caserta, che però sta provando a dare qualcosina in più rispetto al primo parziale, cercare di allungare, di conquistare quei 3-4 punti di vantaggio che poi possono servire a fine set a chiuderla il prima possibile. Matuškova al servizio, buona la ricezione di Pietrelli, azione perfetta di Pietrelli che riceve con una ricezione più, poi palleggio sempre per lei che attacca in 4 e fa anche punto. Brava lei al servizio, la numero 11 Irina Smirnova. Pallonetto eccezionale di Vittoria Repice. E siamo 7 Perugia, 9 Caserta, con al servizio il capitano Elisa Cella. Bel primo tempo di Casillo, e al servizio ci va la numero 5, la numero 2, scusate, Giulia Pietrelli. Yeah.
buono il servizio della Pietrelli, buono anche la difesa di Eleonora Bruno. Si può rigiocare, free ball per Caserta, la palla non tocca la parte alta del palazzetto. Maggi Pinto, buonissimo il suo intervento, ancora per Melli, ed è un punto eccezionale. Melli in diagonale fa male, Melli in parallela, scusate, fa male e ci porta a quota 10. Esce Maggi Pinto, rientra in campo Laura Frigo e abbiamo ancora due punti di vantaggio. Al servizio vittoria Alessandra Repice. Eleonora Bruno non ci arriva su questo pallone. Ace! Battuta in salto float di Repice che fa male alla ricezione perugina. Alessia, il primo più 3 del match per la Caserta. Speriamo porti fortuna. Finalmente Ernesto, finalmente l'abbiamo chiamato già dal primo set, questo break positivo del Lavolalto, e speriamo duri, anche perché stiamo vedendo aumentare le percentuali in difesa e ricezione, e questo ci fa veramente molto piacere. Questo era più difficile, lo possiamo dire, era una palla molto difficile da difendere, molto velenosa e molto veloce. Bene però Marianna Maggi Pinto in questa fase molto delicata del parziale, bene Teresa Matuscova. Adesso però assolutamente bisogna tenere altissima la concentrazione, ancora una buona difesa di Marianna Maggi Pinto, fast di Dalia per Laura Frigo e 12-9 Volalto 2.0 Caserta. Ludovica Dalia al servizio, attenzione massima per le nostre centrali, ancora difesa della numero 3, attacco della numero 11 che fa male ancora una volta con la palla spedita direttamente in tribuna. Ottimo attacco di Rina Smirnova. Ora al servizio la numero 9 in l'area De Michelis. 10-12, diminuito il gap, che adesso è di due punti, assolutamente da preservare. Fast Dalia per Frigo. Ancora al numero 11 con la palla che passa sul muro Matuscova. Frigo, ancora un attacco della numero 18 Rosanero, buona difesa di Maggi Pinto. Giulia Melli ancora di potenza, ancora il libero di Perugia che con grande fortuna e possiamo dire anche audacia si va a prendere questo punto. Tutto tra virgolette semplice per le ospiti, un po' meno per la Volalto che a volte si complica la vita, in particolar modo in difesa. Ora la numero 9 a eccezione di Giulia Melli. Teresa Matuscova trova il muro di Perugia e ci pensa Giulia Melli, e ancora in diagonale, non sbaglia. 11-13 per la Volalto con Giulia Melli che riceve gli applausi del Palavignola, ai quali ci associamo perché li merita davvero tutti. Una super Melli in questo secondo set, come dice anche il nostro speaker, un ottimo servizio, ricezione della numero 12 e l'attacco di Irina Smirnova che ancora una volta fa male, non trova la difesa del Rosanero. Ernesto, sì, adesso questo attacco di Smirnova è eccezionale per un motivo molto semplice, è arrivata praticamente in cielo, è riuscita a passare addirittura sopra il muro che era altissimo di Caserta, quindi ci sono queste azioni, solo applausi. La palla che tocca la parte alta del palazzetto e l'attacco di Matuscova a 100 km orari fa male e ci permette di poter ancora avere due punti di vantaggio sulle nostre avversarie. Punto su punto, ne bastano due per vincere il set, quindi va bene così, andiamo avanti, siamo 14
Caserta, 12 Perugia. Melling pipe pesta la linea dei 3 metri, c'è il fallo e quindi di conseguenza punto per Perugia. Matuskova è perfetto in questo suo attacco in pallonetto. Eccola, 2 punti di vantaggio per Caserta. Un punto alla volta e si arriva alla fine del parziale sperando si possa aumentare il gap tra le due formazioni. Buono questo intervento di Cella, se non andiamo errati. Perugia però non molla, Alessia. Nei momenti di difficoltà, quando si è trovata anche sotto di 3 punti, è riuscita sempre a rifarsi sotto, dimostrando di essere una grande squadra. Assolutamente, adesso l'abbiamo detto in avvio di telecronaca, una grandissima squadra che praticamente è stata in testa in tutta la pool promozione, ma la Volalto non è da meno, la classifica dice altro, la classifica è molto diversa, a giocate, attacchi come questi sono il perfetto assunto delle potenzialità della Volalto e fa conquistare il suo 16° punto con Vittoria Repice tra le trascinatrici di questa squadra. Lisa Cella è il capitano al servizio. Attacco del numero 12 smorzato proprio da Vittoria Repice, che riprova il pallonetto. Ancora una buona difesa di Perugia. Questa volta la difesa su Irina Smirnova. Ludovica Dalia fuori come può. E grandissimo il recupero. E purtroppo però non dà i frutti sperati, si è cercato veramente in tutti i modi di recuperare questa palla. E ci sono comunque gli applausi del Palavignola. Coach Bova richiede chi è imbattuta. È la numero 2, Giulia Pietrelli. Vediamo a chi sarà destinata questa palla. Va verso Marianna Macipinto. L'attacco di Giulia Melli. E Eleonora Bruno la spedisce direttamente in out. 15-17, Volalto 2.0 Caserta. Coach Bracci riprende la sua cartellina per dare le indicazioni a Vittoria Repice. Uno sguardo, basta solo uno sguardo per intendersi. Ed ancora il servizio per la numero 3, Eleonora Bruno. E la fa di Luisa Casillo, sorprende le rosanero conquistando così il 17-16. Proprio lei che va al servizio. Grande concentrazione, eccezione di Giulia Melli. La passa per Laura Frigo e questa è la sua specialità. Ed infatti non sbaglia la ghiotta occasione. 16-18, Ernesto. Momento della verità di questo secondo set. Assolutamente sì, Alessia, anche perché Perugia sta accelerando, però Caserta le sta praticamente veramente cacciando dietro le proprie avversarie, facendo capire che in questo secondo set non regalerà nulla, così come non regala nulla Teresa Matuskova, che nel momento decisivo del parziale carica il braccio, il fucile che ha al posto del braccio, e ci regala il +3 del 19-16.
non riesce a difenderla questa palla, nonostante ci fosse stato un buon intervento a muro della nostra squadra, e Pascucci passa e siamo quindi ancora a più due, ma al servizio abbiamo adesso Ilaria De Michelis. Maggi Pinto, difesa di De Michelis, palla per Smirnova che in diagonale trova lo spazio nel muro avversario, piazzando il 18-19 con il time out di coach Marco Bracci. 30 secondi importanti questi, perché permetteranno alla Volalto di rifiatare e cercare di fermare l'azione d'attacco, l'azione di recupero della Bartoccini Gioellerie Perugia. Fabio Bovari prova a dire alle sue ragazze cosa c'è da fare per recuperare questo match, ma speriamo che almeno si possa arrivare a 4 set, perché significa che questo qui l'avrà vinto la Volalto 2.0 Caserta. Si ritorna in campo con il tabellone che dice 18 Perugia, 19 Caserta, con al servizio la palleggiatrice di Perugia, Ilaria De Michelis. Maggi Pinto, non bene a Maggi Pinto, non bene in ricezione, malissimo invece Melli nell'alzare la palla alla propria compagna in 4. E come è successo in altre occasioni, Caserta nel momento decisivo del set regala un break alla formazione avversaria e si ritorna in parità. Matuscova regala il numero 20. Alessia, ma quando poi hai 3 punti di vantaggio e non riesci a sfruttarli, significa che qualcosa non va. Sì, soprattutto sotto il punto di vista psicologico, poiché nelle ultime gare, soprattutto casalinghe, ci ritroviamo spesso a raccontare di difese sbagliate, come in questo caso, di errori veramente evitabili, quasi banali. Ed ecco la mossa di coach Bracci che li getta nella mischia, una che sa cos'è la difesa, una che sa cos'è la grinta, una che sa cos'è recuperare un set, una gara. Alessia Ghilardi prova per aumentare quelle percentuali di ricezione che al momento sono il tallone d'Achille della Volalto. Al servizio la numero 10 Donà per Elisa Cella, alza Ludovica Dalia, l'attacco di Matuscova si infrange contro il muro, ancora un attacco per Perugia della numero 11 che sta facendo male, malissimo alla Volalto, ed è persino 21-20 per Perugia. Ernesto, parlavamo neanche pochi minuti fa di un vantaggio di 3 punti della Volalto infranto. Ci troviamo ora a raccontare un 21-20 per Perugia persino. Sì, adesso è proprio così. Al servizio c'è Donà, un'altra ex campana, chiamiamola così. Lei ha giocato ad Aversa. E con Melissa Donà al servizio, Perugia sta facendo male. Entrata sul 20 pari. È entrata Donà, con sue due servizi in salto, due battute in salto che hanno fatto male a Caserta. Siamo adesso sul 22 per Perugia, 20 per Caserta, con coach Bracci che sfrutta anche il suo secondo time out. Si ritorna in campo con Caserta che già sul Taraflex va a recuperare palla.
Melissa Donà, che fino a gennaio è stata la Lamezia Terme in Serie B1 e adesso prova a fare la differenza in questa ultima parte di campionato. Maduskova, difesa De Michelis, Pietrelli, brava lei, bella parallela e siamo 23-20. Ancora Donà al servizio e la togliamo così dal servizio con il primo tempo avanti di Frigo e al servizio ci va proprio lei, la nostra centrale. Adesso non è più, come avete potuto vedere la battuta di Frigo si è fermata sul nastro e come diceva Alessia adesso diventa veramente veramente complicato. 3 punti da recuperare e 3 set point per Peruccia. Al servizio la numero 7 Kotlar, Scella annulla il primo set point per Perugia. Ed entra Rebecca Fucica al posto di Repice. Maduskova al servizio, adesso ci serve la sua forza al servizio. Buono il servizio, ma altrettanto buono la ricezione di Bruno. E Irina Smirnova la chiude così, 25-22. Caserta perde un punto, invece Perugia tornerà mal che vada con un punto a casa. Siamo 2-0 per la formazione umbra. Alessia, Ernest, è normale che quando recuperi 3 punti di svantaggio alla fine di un set importante come il secondo e sei già in vantaggio di un altro set, la squadra a beneficiarne è colei che ha effettuato la rimonta. E come abbiamo detto più volte, la Volalto, ahimè, viene a mancare nel momento decisivo, qualche imprecisione in difesa, cali di attenzione. E purtroppo è stato veramente veramente un peccato, perché era un set che si poteva tranquillamente conquistare, soprattutto per quanto visto sin dall'inizio nelle battute finali. Noi ci fermiamo per qualche minuto, recuperiamo la voce che stiamo perdendo e ci ritroviamo sempre qui per Golden Tulip Volatto 2.0 Caserta, Bartoccini, Gioiellerie, Perugia. A tra poco.